Oggi vi parlo di una chitarra dove andiamo a spendere veramente poco, il giusto prezzo, ma abbiamo una grandissima resa. Famiglia Fender, sigla! Buongiorno amici, bentornati, qua siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi vi parlo di una strepitosa chitarra che fa parte della famiglia Fender, una Squire praticamente, dove i suoi costi si abbassano dalle ultime chitarre che vi ho mostrato nei giovedì passati, ma che rende veramente tanto. Prima di iniziare a parlare di questa strepitosa chitarra, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel pollice alto e non dimenticate la campanellina, che è quella cosa molto importante, la quale vi ricorda quando escono i video con una notifica, un suono praticamente, che stanno uscendo i video qua al Birdman Blues. Bene, adesso però iniziamo a parlare di questa bellissima chitarra. Eccola. Il colore già è strepitoso, un bellissimo green militar green, la chiamano, metallizzato, molto bello, con questo bellissimo battipenna nero a tre strati, un selettore a 5 posizioni, un tono, un volume, e anche lei ha un Floyd Rose come ponte. Per uno che non ama i Floyd Rose, questa è la terza chitarra consecutiva che porto qua praticamente in studio con il Floyd Rose. Devo dire che è un bel Floyd Rose, non è assolutamente scadente come a volte mi è capitato su chitarre low cost, ma ho spiegato che è normale, quando scendiamo di prezzo anche queste cose scendono di prezzo e di valore. Due humbucker, sono degli humbucker molto belli perché sono degli Atomic e hanno un bellissimo suono. Dopo ve lo faccio sentire, ma andremo a sentire di questa chitarra, non voglio andare come al solito distorto eccetera. Innanzitutto utilizzerò come al solito il mio Epiphone valvolare 5 watt microfonato con uno Shure vecchissimo ma che ancora funziona molto bene, e voglio farvi sentire i suoni di questa chitarra puliti in maniera tale che proprio sentite i pick up belli pieni. Due humbucker e un selettore a 5 posizioni. Tanti di voi sanno già il motivo, ok? Praticamente nella posizione 2 e nella posizione 4 splittano i due humbucker e splittano molto bene, devo dire che fanno un ottimo lavoro questi pick up. Il corpo di questa chitarra è in pioppo, mentre invece il suo manico è in acero AC, 22 tasti jumbo, e anche la tastiera è in acero fiammato. Ultimamente sta andando un po' di moda questa cosa, però è molto bello, dietro satinato, veramente eccezionale come manico e come tastiera, 12 pollici il raggio della tastiera. Le meccaniche sono delle D-Cast, ma servono ben poco avendo un ponte Floyd Rose, perché con appunto il fermacorde qua il lavoro del appunto Floyd Rose, le meccaniche servono proprio poco. La particolarità di questa chitarra molto bella è che praticamente qui dove viene avvitato il manico al corpo, quindi un bolt-on, la placchetta e il tacco viene smussato per facilitare appunto arrivare fino al 22esimo tasto. Questo tipo di smussatura
quando andiamo sulla Fender, quindi famiglia madre, per avere questo bisogna salire un po' di prezzo. Bellissima la paletta, come potete vedere, molto bella, verniciata nera con la scritta Squire in 3D Stratocaster, molto molto bella. Adesso andiamo a sentire appunto questa chitarra e vi farò sentire Clean, gli humbucker. Partirò con quello al manico pieno, poi mi sposterò e vi farò sentire il suono splittato, i due humbucker insieme, splitterò quello al ponte e poi al ponte da solo. Vediamo un po' i suoni, cosa viene fuori da questa bellissima chitarra e poi arriviamo alle conclusioni. Insomma, questa è veramente una chitarra molto bella, versatile. Avete sentito i suoni clean, pur essendo una chitarra che praticamente nasce per la distorsione, per il suono aggressivo, cattivo, con questi humbucker Atomic della Squire. Ma io ho voluto apposta farvi sentire il suono clean, uno perché lo adoro, io sono qui, sono un amante del clean, ma proprio per farvi capire quanto possiamo lavorare con questa chitarra, quindi tirar fuori proprio un suono pulito con degli arpeggi, con un filo di chorus e un pizzico di delay, tutto il resto l'ha fatto lui. È una chitarra veramente che possiamo esprimere tantissimo e con tanti generi musicali. È chiaro che se andiamo a spingere questi pickup sulla distorsione, spingono veramente tanto. Per chi vuole fare metal, per chi vuole fare hard rock, questa chitarra è veramente eccezionale. Il prezzo di questa chitarra è poco sopra le 400 euro, viene 419 euro. La trovate chiaramente in negozio da Andrea Firebird Strumenti Musicali a Tradate. Come al solito in descrizione vi metto
il link di questa chitarra sullo shop online, e se volete andarla ad acquistare basta che cliccate lì, vi porta direttamente su di lei, ve la portiamo a casa, spese gratuite, setup lo fa Andrea meticolosamente, proprio precisa. Se volete delle particolarità, l'Andrea gli scrivete delle mail, se volete magari l'action più alta, più bassa, come la volete, l'Andrea ve la sistema e ve la spedisce gratuitamente, compreso nel prezzo. Bene, amici, spero vi sia piaciuta questa bellissima Stratocaster, doppio humbucker. A me, veramente, mi ha fatto divertire in questi giorni che l'ho tenuta qui in studio. Ora però gliela riporto a Andrea. Amici, noi ci vediamo giovedì prossimo per una nuova recensione e vi aspetto lunedì sera qui al Salottino Blues. Abbiamo un'intervista questo lunedì strepitosa, non mancate, è una musicista veramente fantastica, molto molto brava, venite a scoprirla alle 19 lunedì sera, mi raccomando. Amici, lunga vita al blues, alla prossima!